Bentornato e benvenuto invece se sei nuovo nel mio canale Salute e Benessere. Io mi chiamo Monica e in questo canale tratto argomenti che riguardano la salute e il benessere. Oggi voglio parlarti della spirulina, che cos'è, a che cosa serve e perché dobbiamo utilizzarla. Se sei curioso, continua a seguirmi in questo nuovo video. La spirulina è una microalga dal colore blu-verde e dalla perfetta forma a spirale. È un superfood per eccellenza, l'alimento con il profilo nutrizionale più completo del nostro pianeta. E tu lo sapevi? Se sì, scrivimelo giù nei commenti. La spirulina, infatti, dal punto di vista biologico, è uno dei più antichi abitanti del pianeta e rappresenta il ponte evoluzionistico tra batteri e piante. L'alto valore nutrizionale in termini di concentrazione di proteine, vitamine, antiossidanti, omega 6, omega 3, minerali, amminoacidi essenziali e altri nutrienti, insieme alla facile digeribilità e assimilazione, ne hanno fatto una risorsa fondamentale per molte civiltà, dall'antichità fino ai giorni nostri. La spirulina è la più potente e bilanciata risorsa alimentare disponibile sul nostro pianeta, fonte di energia e proteine, ricca di ferro e di pigmenti naturali, come ad esempio il beta-carotene e la clorofilla, ha innumerevoli effetti benefici per la salute. Rafforza il sistema immunitario e contrasta la stanchezza. Ha proprietà energizzanti, antinfiammatorie, antiossidanti e disintossicanti. Aiuta a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, di colesterolo LDL e trigliceridi. La spirulina per questo è da sempre considerata il cibo degli dei. La utilizzavano addirittura gli aztechi. E grazie all'alto valore nutrizionale dell'alga e la sua facilità di consumo, è una delle fonti alimentari indicate dalla NASA per nutrire gli astronauti durante le loro missioni nello spazio. La spirulina ha molti effetti benefici sulla nostra salute. Vediamo però nel dettaglio insieme che cosa riesce a fare quest'alga, perché irrobustisce il sistema immunitario. L'alga stimola infatti le difese naturali del corpo, a volte è consigliata nei periodi critici dell'anno, in cui ad esempio è più facile prendere il raffreddore o un'influenza. Ma regala anche energia grazie alla presenza dei gruppi di vitamine A, B, C ed E e di sali minerali come ferro, calcio, magnesio e potassio. La spirulina è un integratore naturale a tutti gli effetti. Infatti, molti sportivi ne fanno uso e ne sono entusiasti. Combatte anche l'anemia. Chi soffre di anemia può trarre beneficio da un'assunzione regolare di spirulina, proprio per la forte presenza di ferro, in questo caso facilmente assimilabile dall'organismo. Funziona anche da perfetto integratore proteico, è un'alga consigliata spesso ai vegetariani o appure alle persone che fanno un'alimentazione vegana perché è ricca di aminoacidi. Assumerla ogni giorno permette con più facilità di raggiungere il necessario fabbisogno proteico. Svolge inoltre azioni depurative e disintossicanti. Se assunta infatti quotidianamente, la spirulina avrà notevoli effetti depurativi sull'organismo. Inoltre agisce sul colesterolo. Se consumata nel modo giusto e con una certa costanza, permette la normalizzazione dei valori alterati del colesterolo. Ha anche un effetto anti-aging sulla pelle. Essendo ricca di sostanze antiossidanti, contrasta l'azione dei radicali liberi e la salute della pelle migliora in modo netto. Regolarizza inoltre il ciclo mestruale,
contribuisce ad alleviare dolori e a normalizzare un ciclo irregolare. In conclusione, piccolo disclaimer per dirvi che comunque è sempre meglio parlarne con il medico, soprattutto se vengono assunti alcuni tipi di farmaci, perché anche l'alga spirulina potrebbe avere degli effetti collaterali che potrebbero interagire in modo negativo con alcuni appunto farmaci che state assumendo. Mi auguro che il video ti sia piaciuto, ma soprattutto che ti sia stato utile. Se fosse così, lasciami un like, iscriviti se ancora non l'hai fatto e attiva anche la campanella, in modo così da ricevere le prossime notifiche quando io pubblicherò un nuovo video proprio su questo canale. Ti do un abbraccio forte e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao, a presto!